sera, peccato che io il principe, magari. E la principessa! La principessa! Buonasera a tutti, ringrazio tutti voi che siete venuti. Volevo ringraziare l'oratorio che si è comportato benissimo, anche se avevo poco tempo, mi ha detto da Natale adesso abbiamo 2 settimane da provare. Ma quante cose hanno fatto, eh? Siamo giunti alla 46esima edizione, faticando, non faticando, cerchiamo di tenere alto il morale anche se è un momento brutto, siamo riusciti a organizzarlo. Adesso è il maltempo che ci dice di non farlo sabato e domenica perché nevica, però lo rinviamo a una data e abbiamo deciso di farlo il 16 e il 17 di marzo perché i carri sono già impegnati da altre parti. Comunque speriamo che quella data lì faccia bello e lo faremo quella data lì. Adesso passo la parola al sindaco che volerebbe presentare i principini. Grazie Flavio, io ringrazio il comitato. Aspettate ancora un attimo, così almeno vi facciamo la presentazione ufficiale, così lasciamo un po' di suspense. Grazie al comitato che penso che abbia vissuto 2 giorni non facili, penso che fossero tutti i minuti su internet a vedere le previsioni. Poi hanno preso questa decisione e penso non sia stato facile, anche perché c'è un'organizzazione che, come ho detto prima, li tiene impegnati tutto l'anno. Quando sono venuti a dirmi la data del carnevale penso che fosse i santi, no? E ho detto, già il carnevale, no? E loro pensano già alla loro manifestazione, quindi quando noi magari siamo indaffarati per il Natale e quant'altro, loro stanno lavorando per la riuscita di questa manifestazione che coinvolge grandi e soprattutto qua Salassa i piccoli, perché sono loro i protagonisti, quindi io li ringrazio veramente di cuore, anche perché poi ultimamente stanno facendo veramente tutto con le loro braccia in tutti i sensi, anche per quanto riguarda gli sforzi economici, quindi un grazie ancora. La manifestazione, come ho detto, verrà posticipata e domani ci sarà comunque la fagiolata al Palace, domenica della Proloco. E come consuetudine invece le sfilate verranno rimandate come ha detto Flavio. Noi di solito diamo le chiavi ai principini e le pergamene che adesso presenteremo, però prima io vorrei dare un bel pareva per Flavio. E lo apriamo anche che ci porti, che non tanto peggio di così non può andare, possiamo anche... Grazie. È 2 anni che piove. Speriamo adesso che basta. Vada bene. Hai fatto anche nevicare. Allora, presentiamo i principi. I principini di quest'anno del carnevale sono, prima le donne, Letizia e Michele. Le pergamene, una. Perché me ne sapete come te legge. Le chiavi io, come tutti gli anni, le posso dare a lei? Michele. Cosa dici, Michele? Sì? Perché devo darle a lei? Perché comanda lei. Come tutte le donne, vero che comanda lei? Allora comanda la principessa. No, diamole il principe. Anche perché quest'anno devi di nuovo tenerle per un bel mese. Abbondante, anzi due, quasi due mesi. Quindi sei da domani, vieni in comune a fare il sindaco, ok? Ci sei? Va bene? Ti aspetto allora. Che carino. Allora, adesso dovete leggere voi il proclama, così siete ufficialmente principi del carnevale. Noi, Letizia e Michele, riceviamo dal sindaco le chiavi d'oro che ci danno l'autorità di reggere da ora e per tutto il periodo del carnevale le sorti del nostro paese. Quindi dichiariamo aperto il carnevale 2013, lasciando un proclama a tutta la cittadinanza dei più piccini, ordinando loro di vestire i costumi e indossare le maschere, di vestirsi in sana allegria nel rispetto di tutti e di tutto, mantenendo sempre viva la tradizione del nostro carnevale. Questo proclama viene esteso anche alla popolazione degli adulti. Salassa, di 18 gennaio dell'anno Domini 2013.